Nella storia delle rivoluzioni, quella cubana è certamente quella che più impressiona, perché presenta un popolo, uno Stato e una società come un qualcosa di indistruttibile che, nello stesso tempo, risultano assolutamente simpatici anche per chi rigetta il socialismo. Infatti, con la ingloriosa fine dello Stato sovietico, orchestrata prima da Gorbaciov e poi conclusa da Yeltsin, si è concluso il ciclo delle democrazie popolari sorte negli anni 50, cioè dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Però, se gli antichi membri del Comecon si sono adattati alla logica liberista del mercato, Cuba è l'unico paese che resiste, rimanendo fedele ai suoi principi socialisti, non accettando di rinunciare alle sue conquiste, primo fra tutti la democrazia popolare, il concetto di uguaglianza e la solidarietà internazionalista. Un contesto per il quale il popolo cubano ha dovuto pagare e continua pagando un prezzo altissimo, continuando ad essere sottoposto al blocco economico che l'imperialismo statunitense mantiene in vigore dal 1958. Una situazione anacronistica che solo gli Stati Uniti e Israele continuano a voler imporre, nonostante i 187 rappresentanti dei paesi membri delle Nazioni Unite abbiano votato per la fine del blocco. Oggi quasi nessuno ricorda cosa è successo durante il periodo especial, cioè il quinquennio più duro vissuto dal popolo cubano a causa del blocco economico, subito dopo la disgregazione dell'Unione Sovietica e quindi del Comecon. Un quinquennio in cui i cubani, dal comandante Fidel fino all'ultimo contadino di Matanzas, hanno dovuto socializzare la carenza, quella alimentare, il blackout energetico e il rischio di una disindustrializzazione aggravata dalla mancanza di solidarietà da parte della maggior parte dei governi occidentali, che negarono al governo cubano qualsiasi tipo di aiuto, anche quello strettamente umanitario. Una difficile situazione congiunturale che in realtà ha rafforzato nella società cubana gli ideali di Martì e quelli socialisti, permettendo quindi di superare gli ostacoli del periodo especial per poi tornare a far crescere l'economia con un nuovo tipo di pianificazione. La verdad es que el bloqueo sí está fuerte contra Cuba, porque los cubanos tenemos que luchar mucho para sobrevivir. Nos obstaculizan por todos los lados. Me afecta porque hay muchas personas sufriendo a mi alrededor y yo sufro con ellos. Creo que es algo que no hay palabras con que calificarlo. Muy malo, muchos años, mucho abuso. Me parece que el punto de partida tiene que ser la política agresiva que Estados Unidos ha desarrollado contra Cuba desde el mismo momento en que triunfa la Revolución Cubana el 1 de enero de 1951. En el mismo periodo comenzaron a surgir las primeras medidas del bloqueo. O sea que hubo una conjunción en el tiempo entre los actos de sabotaje y los atentados y el inicio de las medidas económicas restrictivas contra Cuba. ¿En qué medida hoy el bloqueo económico de los Estados Unidos influye sobre la economía cubana? El periodo especial viene chiamato così proprio perché è un momento straordinario, non congiunturale ma addirittura unico, appunto, della storia della rivoluzione cubana. La rivoluzione cubana si è sempre contraddistinta fin dall'inizio per investimenti a carattere sociale. Consideriamo la campagna d'alfabetizzazione fino poi al grande lavoro che è stato fatto proprio sul talento umano, sia a livello di istruzione sia a livello sanitario. E questa situazione si è anche accompagnata ad una, diciamo così, ragionevole utilizzo e aumento dei consumi non solo di quelli di prima necessità, nonostante un blocco che gli Stati Uniti hanno applicato fin dall'inizio degli anni 70, non un embargo come viene chiamato, ma un vero e proprio blocco che ha creato e sta creando tuttora dei disagi, dei danni incredibili all'economia cubana e alla società cubana. Ovviamente Cuba
per sviluppare anche quella lì che era una sua autonomia del modello di sviluppo, si è dovuta appoggiare in quegli anni al Comecon, quindi all'alleanza con l'Unione Sovietica, che ha permesso ovviamente un interscambio politico, un interscambio a livello commerciale che ha dato una tranquillità e una stabilità al piano e alla pianificazione cubana. Ovviamente che cosa avviene? 1989 cade il muro di Berlino, cioè in pratica cade l'Unione Sovietica, e bisogna considerare che con la caduta dell'Unione Sovietica si scioglie praticamente come neve al sole ovviamente tutto il Comecon. Cuba aveva con l'Unione Sovietica e con i paesi del Comecon la stragrande maggioranza dei rapporti commerciali esteri, diciamo che quasi l'85% del prodotto interno lordo e quindi realizzato attraverso il commercio internazionale dipendeva dal commercio con l'Unione Sovietica e con il Comecon. Ovviamente questa caduta politica diventa anche una caduta commerciale, per cui Cuba, che è un'economia che non ha delle risorse naturali particolari, ma un'economia che si basa essenzialmente sulla produzione un pochettino di alcuni alimenti, di beni diciamo così agricoli, ma poi allo stesso tempo il tabacco, lo zucchero e il nickel, no? Non aveva l'autonomia e l'indipendenza sul piano economico, ma dipendeva molto da questo 85% del commercio estero tenuto con l'Unione Sovietica e col Comecon. Caduto il muro di Berlino e caduta appunto l'Unione Sovietica, Cuba ovviamente entra in una crisi profonda. Una crisi profonda che viene chiamato periodo speciale perché per me che frequento e per chi come me frequenta Cuba ormai diciamo da 35 anni sa benissimo che Cuba è un paese che ha avuto i suoi problemi, ha avuto i suoi limiti, le sue contraddizioni, ma come paese dell'area cosiddetta tra virgolette in via di sviluppo è il paese migliore sia dal punto di vista dei servizi sociali, della sanità, dello sport, della cultura, dell'istruzione, ma anche un tenore di vita che nulla aveva e ha attualmente anche da dividere con altri paesi più sfortunati come possono essere Haiti o lo stesso Nicaragua, insomma i paesi lì dell'area. Ovviamente la fine di questa relazione commerciale porta a una caduta del prodotto interno lordo di Cuba tremendo. Noi siamo abituati alle crescite del 5-6%, anche nei periodi di stagnazione o di piccola crescita più 1%, meno 1, 0. Cuba cade improvvisamente agli inizi degli anni 90 del 35% del prodotto interno lordo. Questo porta per la prima volta nella storia di Cuba ad una condizione, lo dico senza mezzi termini, di povertà. Cuba non è stata mai povera, essendo un paese colonizzato, ha avuto 500 anni di colonialismo, poi le dittature, poi gli Stati Uniti. Ovviamente nonostante il grande lavoro, il grande sviluppo fatto dalla rivoluzione, dal governo di Fidel Castro, ha avuto qualche limite nei consumi, ma insomma a Cuba non è mancato mai il mangiare, non sono mancati mai i beni di prima necessità, eccetera. Invece in quegli anni io ricordo perfettamente che arrivavi e non c'era la carne, non c'era il petrolio, non è solo un problema che manca la luce o che sono spenti i frigoriferi piuttosto che le televisioni, ma si blocca completamente il sistema produttivo, per cui anche la produzione interna viene a cadere. Cadendo la produzione interna c'è un problema anche nell'alimentazione. Noi trovavamo dopo un anno compagni che avevano perso 15, 20, 25 kg di peso, cioè oppure arrivavi nelle case dei cubani e non c'erano proteine. Io ricordo che a volte si facevano per bistecche, la cosiddetta carne erano le bucce di pompelmo fatte sopra la padella, oppure diciamo così accontentarsi di verdura o comunque di... oppure un'altra cosa che la dico perché quello è successo, le persone, uomini e donne che andavano a lavorare per portarsi per pranzo si portavano l'acqua zuccherata. L'unica cosa che riuscirono a prendere durante la giornata era acqua e zucchero, perché lo zucchero era nel paese. Chiaramente un abbassamento così di proteine, di calorie eccetera faceva il fatto che quando si tornava poi la sera dopo una giornata di lavoro si stava letteralmente male eccetera. Qual è però la caratteristica di questo periodo speciale, che tu dici giustamente unico, dite nella vostra domanda eccetera? E che tra virgolette se dimagriva l'operaio, l'impiegato, dimagriva anche il ministro. Cioè nel momento in cui non c'è stato da redistribuire ricchezza, ma c'è stato da redistribuire povertà e assenza di cibo, è stata redistribuita anche quella povertà. Cioè nel sistema
di uguaglianza, tipico del modello socialista cubano. Quando ci sono state le strettezze economiche pesanti, queste sono avvenute su tutto il popolo, senza distinzione di ministro, di governo, eccetera. E la seconda caratteristica, voglio dire, che non è stato tagliato un pesos di investimenti sulla sanità pubblica, sull'istruzione pubblica, sugli investimenti sociali. Cioè il governo e il popolo cubano, il popolo eroico cubano, ha preferito aver meno da mangiare, affrontare anni tremendi senza petrolio, senza macchine, senza luce, con pochissime cose da mangiare, però non è stato mai intaccato il modello socialista. Questa è una cosa estremamente importante, che ha dato anche forza politica e forza psicologica, ovviamente, a questo grande popolo, a questo grande governo. L'altra questione che voglio toccare sul periodo speciale, perché è importante, è che ovviamente in quel momento gli sono state fatte offerte al governo cubano di tutti i tipi, l'internazionale cosiddetta socialista, no? Questa europea, il socialismo riformista revisionista, ha detto non abbandonare il modello socialista, ti chiami socialista, però fai il passaggio dalla transizione al socialismo al capitalismo, un capitalismo moderato, soave, eccetera. Fidel, Raul, tutto il governo, ma lo stesso popolo cubano hanno invece accettato di affrontare quel momento con grandissime difficoltà per anni, ma non rinunciare ai principi della rivoluzione.